20 contorte, contro a che? Due pari quando siamo al terzo minuto del secondo tempo. Che bell'arbitro, amici. L'arbitro Mauriello della sezione Vomero. Un povero fuori gruppo. Vieni, vieni, eccomi qua. Sì, la fase molto concitata del gioco. Buona palla per Novellino. Lunga subito per il nuovo acquisto, il 18, bravissimo, viene anticipato da Ciranna. Poi Ciranna, De Vincenzo, forte in gamba tesa sicuramente su Fabbro. Gamba tesa sul Russo. Subito velocissima battuta da Russo per Ciranna, il posto Ciranna. Allarga subito per Ferrara, per Russo, che allarga la sua volta per Ferrara. Lasciano troppo passare suoi, giunta in uscita. De Vincenzo sfrutta un'insicurezza della difesa e piazza il tapis vincente. 3 a 2 per le menti contorte. Non lì, non pensa a giocare che sei negato. Iacchè. L'arbitro è più bello della giornata. Il pallone è Simone Ferraro. Però andate a vedere il tiro a sorpresa. Ciranna sfrutta la ribattuta ancora. Ferraro, allarga per Ciranna. Bella la palla per Russo. Buona visione di gioco da parte del Poscio, che buono stop ancora. Anticipato Russo da De Vincenzo. Più in forma che mai in questa giornata, in prestito con le menti contorte. Penso quello che è meglio come tuo fratello. Sì. Buono il cross troppo lungo per il Poscio Ciranna, che lascia scorrere sul fondo. Portiere delle menti contorte, data la squalifica del portiere titolare. Che ha fatto? Ha dato due schiaffi a Sbirulino. Veloce il... Ancora Iorio a fare uno stop un po' rischioso in difesa. Poscio Ciranna sfrutta la sua velocità, ma vince un rimpallo. Russo si è rotto per tutto col portiere sinistro, di pochissimo a lato. Avrebbe battuto sicuramente il portiere delle menti contorte, che riparte subito, palla a terra sul suo per il suo difensore. Salta l'uomo con facilità, si allunga troppo il pallone, Russo a diviare la palla in fallo laterale. Grande telecronista. Purezza. Novellino sul pallone. Lungo il rinvio. Forte spinto da Di Lorenzo, attaccante, ma comunque non sarebbe arrivato sul pallone. Giampo giunta col suo classico rinvio. Russo si allunga troppo il pallone e finisce in fallo laterale. Seguiamo quest'ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Ricordiamo ancora 3 a 2 per le menti contorte. È una serie di rimpalli, se ne avvantaggia Iorio. Lo stesso Iorio a fendarsi sul pallone, ad allargare velocemente per Ciranna, che allarga subito per Russo. Sbaglia lo stop. Serie di batte e ribatte, la palla finisce tra le braccia del portiere. Ancora il lungo rinvio per il suo centrocampista, che con un numero cerca di servire il compagno, ma perde pallone. Si allunga ancora dopo il pallone, forse troppo egoista in questa occasione. Ciranna stoppa l'azione offensiva degli avversari. Ecco, chiudiamo qui il nostro collegamento. Ricordiamo 3 a 2, menti contorte.